carnevale, anche a Cupramontana ci sarà il carnevale e tutti sono frenetici per partecipare a questa manifestazione di gioia, di allegria, di divertimento, e chi più ne ha più ne metta. Vediamo che cosa ne pensano gli abitanti di questo paese e dei paesi limitrofi. Buon divertimento! Che poco da parlare, martedì prossimo è martedì grasso, mercoledì comincia la quaresima, per fortuna che oggi è tempo buono, perché sarebbe giorno di carnevale. Se fosse giorno di quaresima, pazienza, anche se fosse tempo cattivo, sarebbe la stessa cosa, ma oggi non si poteva accettare una giornata di tempo piovoso, di freddo. Vedi, è una pacchia, si sta proprio bene, così si deve intendere il carnevale. Ci sono quelli... Il metro a 40, è bello, perché 5 euro. Quanto costa il metro? 5 euro al metro, questo è leggero. Se la pesante mi guarda l'ora. Prende la misura o poi ne parliamo. Stiamo riprendendo la scena. Ah, so. Vince, che cosa ne pensi del carnevale? Carnevale personalmente non me ne frega niente, non mi interessa. Però ballo, se ballava una volta ai miei tempi, da Mongi, di sotto a destra, sul capannone, ogni ballo era 3 balli, se pagava l'ingresso 10 lire, mi ricordo, tanti anni fa, Francesco. Però non lo so, ma è una cosa bella, almeno la gente diventa allegra, pensa, non pensa a altre cose. È un modo per distogliere dai pensieri delle tasse, dei problemi familiari, tante cose. E i scroccafusi ti piacciono? Sì, come? Cavalluci no. Le sprappe, io sono da Villa Potenza. Le sprappe, quello mi piace. E poi che altro mangi? Il serpe? No, le sprappe e basta. Con capucci sì, mi piace. Ma come li prendi a macerare, mi ricordo da un certo... si chiamava il capo, mi ricordo. Ma di carnevale, un suo capucci con me. Era un po' tiratello, capito? Era pidocchioso? No, pidocchioso non si può dire. Era una persona che veniva dalla miseria, dalla guerra, capito? L'Italia si stava ricostruendo. Allora cercava a spendere poco. C'era da ricostruire i ponti, c'era da fare tante cose, capito? A posto. Basta così. Che ne pensate del carnevale? Penso al carnevale, ogni scherzo vale. Si mangia, si beve, si balla. Anche dopo, e se tromba pure. Anche dopo palle. Una trombatina ogni tanto scappa pure fuori. Cina e dopo cena. E dopo cena pure. E gli scroccafusi? Com'è? Gli scroccafusi ti piacciono? No, quelli non mi piace. Mi piacciono altre cosette. I castagnoli. Castagnoli, metto invece un'altra cosetta lì vicino. La gigerchiata. La castagnetta, la fringhietta, che ci vogliamo mettere? Un saluto ai ballerini del carnevale. Tanti saluti e arrivederci. Qua tempo. È a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto. Dopo. Che ne pensi del carnevale? Bello un po'. Io arrivo il prossimo anno. Lì c'è le belle donne, ma lì è una cosa veramente seria. Non è come qua, che se va là solo. Là si tocca pure. E gli scroccafusi ti piacciono? Bel po'. Me ne mangio un piatto intero. La gigerchiata. Gigerchiata, mangiava ieri. Buona la messia, ma mi staccate le mani, le cose erano buone. Ma non mangiava mezza, ma che è una sciabata. Dice, chiaro, non si fa più, una volta ci usava, adesso l'ho vista ieri, e voglio mangiare pulenta pure. Con sto capisco, dopo la mangiava, sai, non ristorante che la fa.
parla? Parla del ballo. Il ballo ho ballato dopo tanti anni, ho ballato domenica con una bella signora, ma siccome era tanto tempo che non ballavo, questa signora già aveva un polso che non veniva più, il culo lo stesso, non gli faceva abbracciare quanto era grossa, e allora mi sentì un po' impacciato. Lui come no, col film. Se stavo contento lo stesso? Lo stesso. Adesso io telefono oggi, gli dico sempre là. Ma sono innamorato subito. Io mi innamoro quando vado con una donna, che devo fare? È una cosa di famiglia. È un difetto di famiglia. Che ne pensi, Verdolini, del carnevale? Il carnevale è fatto un po' per allegria, per mangiare un po' di dolci, un po' di chiacchiere. Le chiacchiere quelle dolci oppure quelle... Un po' miste, più buone. Più saporite. Eh sì, eh. Ai ballerini gli dai un saluto? Come no, sempre. Un saluto per i ballerini di Cupramontana. Ah, certo. Anche degli altri paesi o no? Tanto che ci stiamo. Allora, un altro saluto per gli altri paesi. Un saluto per tutta l'Italia. Ok, grazie. Prego. Ciao. Un giorno del genere è interdetto, bisogna fare penitenza, ma penitenza come le intende lui, che si mangia un pesce grosso così, non, che penitenza è? Dovrebbe mangiarsi una sardelletta, oppure una polenta scondita. Un pesce grosso quanto? Così grande, una volpina, diceva il prete di Rauscedo, che era il paese di Silvana, diceva quale penitenza, ne mangio una volpina per de qua, una volpina grossa così. Poi è un pesce buono la volpina, non è il migliore, ma sai, lui, prete di campagna, tanti pesci non li conosceva, conosceva più i polli, le galline, hai capito? Come pesci conosceva il baccalà, conosceva la renga, la volpina, però la volpina già lo considerava un pesce di gran livello, che ci vuoi fare? Ciao.